Salve ragazzi, un'altra storia di un'altra legata a un'altra nostra indagine che facemmo all'acquedotto in località Cavetta, un acquedotto che porta l'acqua in vari posti, tra i quali anche a Città della Pieve, che si trova nelle montagne sopra il nostro paese. È stato un punto di guerra, praticamente la Seconda Guerra Mondiale è passata di qui, ha fatto stragi, ha fatto tutto quello che è successo durante la razzia e durante la guerra. Questa storia riguarda un partigiano che è stato fucilato appoggiato al muro di questo recipiente in pietra che conteneva poi l'acqua da dare da bere a tutti i paesi limitrofi. Quindi all'acquedotto della Cavetta è stato fucilato questo partigiano. Noi siamo andati lì a fare un'indagine di notte attorno a questo acquedotto. Siamo riusciti con EVP a portare a casa addirittura le grida e un rumore di mitra. Ecco il suono che abbiamo registrato. Quindi è una cosa parecchio forte, è una storia parecchio importante, è un pezzettino di storia che racconta il passato e tutto quello che è stato subito in quel periodo da tutte le parti d'Italia, credo. Bene, anche questa l'indagine la troverete addirittura in live, perché l'abbiamo fatta quella sera in live, all'aperto, nel canale YouTube GRP, Gruppo Ricercatori del Paranormale. Ciao a tutti, alla prossima storia e alla prossima scoperta del passato. Ciao a tutti, un abbraccio.